Madonna, sono quasi, cioè, sono emozionato dopo quasi un mese che non mi faccio vedere in questa cucina, forse anche più di un mese in realtà. Dai ragazzi, che adesso ricominciamo. Questo gennaio è stato molto faticoso, pieno di impegni extra oltre al blog e alle ricette, quindi non sono proprio riuscito ad essere presente. Adesso promesso che ci dedichiamo alle ricette. Oggi facciamo i ravioli dolci al cioccolato, come avete visto dal titolo. Quei famosi ravioli che sono stati, hanno fatto il giro del web, no? I ravioli di rana, dei social, della televisione, sono stati molto pubblicizzati. Io non sono mai riuscito ad assaggiarli perché in queste zone i supermercati non li hanno, e quindi non li ho assaggiati. Però mi sono fidato delle persone che invece li hanno già assaggiati. Su Instagram, infatti, sono stato colmato da consigli. Ho fatto vedere, no, come la prova, perché ovviamente ho fatto anche una prova e mi ha molto molto soddisfatto. Non stuccano, si sente il ripieno cioccolatoso che alcuni dicono che gli originali invece non hanno questo gusto cioccolatoso, che li hanno un po' delusi. In questo caso io vi posso assicurare che il cioccolato si sente. Li facciamo sia fritti che in padella come propone Rana. Io ho pensato che fritti siano ideali per Carnevale, per invece San Valentino che si sta avvicinando, o per San Faustino, ecco, perché come nel mio caso. Li facciamo in padella con una salsa particolare, insomma, e della frutta fresca, spadellata anzi. Ultra semplici, guardate, sia l'impasto che il ripieno, cacao, pizzico di sale, seppur sono dolci perché esalta il sapore, mescolata. E ora uniamo le uova. Poi, se occorre, aggiungiamo un goccino di acqua, eh. Mi tolgo tutto l'impasto dalle zampe. Liscio e omogeneo, eh? Volendo potreste anche usare la planetaria, ma a me piace anche farlo a mano. Se siete in 4, 10-12 ravioli a testa vi vengono sicuri con queste quantità. Se vedete che ve ne avanzano potete anche congelarli. Se siete invece in 38, andate sul blog che così vi agevolate e lì trovate il convertitore anche per convertire tutte le quantità. Ovviamente trovate la ricetta scritta, però trovate anche questa opzione molto comoda. Guardate la pasta com'è liscia, adesso la impellicoliamo. Pasta pronta, andiamo col ripieno. Ravioli dolci al cioccolato, andiamo col cioccolato. Adesso stessa quantità di Nutellazza e di ricotta per avere un buon equilibrio in cui si sente la Nutella ma non è troppo stucchevole. Scegliete ovviamente la crema spalmabile alle nocciole che preferite. La mia forse tra tutte è la crema Novi. Però a casa ho la Nutella. Farò questo sacrificio, dai. Ora abbiamo detto stessa quantità della Nutella per avere quel bellissimo equilibrio e quel fantastico sapore. Conserviamolo in frigo e nel frattempo stendiamo la pasta. Sfogliatrice, che è super comoda, però volendo potreste anche stendere l'impasto a mano. Un po' di farina. Mamma mia, arrivano di quelle ventate di cacao. Pazzesco! Tagliamolo in pezzi e cominciamo a formare queste strisce di pasta. Tiro i ravioli fino al penultimo spessore. Dico subito che io non è che sto là a fare tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh. Faccio 1, 3, 5, 7, via. Bellina, la pasta, guardate che bella. Mi serve un coppapasta, io mi devo accontentare di un bicchiere, anzi questo qua sarebbe una sorta di ciotola per un gelato, una panna cotta, però la dimensione durante le prove mi è piaciuta particolarmente, secondo me quella giusta giusta. Anzi, a proposito, allora siamo 8 mm, cioè centimetri. Quindi diamo le nostre coppate, con una mano un po' complicato, però ce la si fa, teniamoli da parte. Qua abbiamo il ripieno, adesso facciamo l'assaggiato, si vede, assembliamo il tutto. Metto il ripieno in una sac à poche per fare una cosa più pettinata, ma soprattutto veloce. Va benissimo anche il cucchiaio. Allora, vi faccio vedere come si fanno a fare. Si parte con un goccino di acqua, che questa aiuta a chiudere e sigillare meglio i ravioli. Poi, devo prima aprire però la sac à poche, aspettate un attimo. Dov'è la forbice? Vabbè, uso un coltello e chi se ne frega. Mettiamolo solo da un lato perché facciamo tipo una sorta di mezzaluna. Ok, chiudiamo.
Prima si pigia solamente qua, poi lo si prende in mano e si pigia su tutti i lati. State attenti a non far fuoriuscire il ripieno. Il raviolo in sé è fatto, però per decorarlo e conferirgli la tipica digrignatura del raviolo al cioccolato di Giovanni Rana dobbiamo usare una rotella. Volendo potreste usare anche un coppapasta digrignato, però la rotella fa in modo anche che voi sigilliate. Ecco, te pare là che questo qua, che è quello che vi faccio vedere, non è venuto come volevo. Beh, dai, è carino, dai, mi piace. Comunque questa sdigrinatura, la rotella, fa in modo di sigillare i ravioli ancora meglio, ok? Beh, sono carinissimi. Vi voglio dare l'idea per servire i ravioli in padella. Prepariamo della frutta cotta, saltata in padella, delle pere. E poi facciamo anche una salsina un po' speziata, un po' afrodisiaca, no? Molto importante. E guarda un po', usiamo ovviamente il cioccolato e anche il peperoncino. Vi consiglio di usare delle pere abate, che sono delle pere molto buone, ma che mantengono una certa consistenza in cottura, non si sciolgono subito. La parte grossa, vedete qua, la taglio a metà, però la parte più sottile la lascio intera, quindi a pezzetti così. Metto 2 cucchiai di zucchero e cominciamo a spadellarla questa pera, deve ammorbidirsi. Se dovesse asciugarsi aggiungiamo dell'acqua se non è ancora cotta. Vi consiglio di usarlo fresco, che è più profumato, non tanto più piccante, più profumato. Sapete, no? Anche per il discorso afrodisiaco, i profumi sono importanti, ragazzi, quindi non andate su il peperoncino secco. Diamo una trituratina. La panna. A fiamma media. Questa qua è la salsa al cioccolato d'accompagnamento. Belle loro. Le pere così sono perfette. Il cioccolato che verso adesso. Spengo qua la fiamma. Comincio a mescolare. Cuciniamoli così. Un po' di sale grosso nell'acqua. Faccio solo un piatto per farvi vedere. Io ne metterei 5, 3-4 minuti al massimo. La salsina nel frattempo la teniamo in caldo, a fiamma veramente bassa. Il burro si sta fondendo, non deve rosolare. Prendiamo i nostri ravioli e li mettiamo in padella. E li facciamo saltare per 1 minuto e poi impiattiamo. Un goccino di acqua di cottura, ma poca. Vedete la cremina che si è formata? Adesso spegniamo. Un gioco così. Metto i ravioli, ancora un po' di salsa su ogni raviolo, un po' di peperoncino che richiama un po' cosa abbiamo, che non guasta mai, pera, semplicemente per dargli quella nota rinfrescante. Un po' di frutta con dei ravioli del genere ci sta alla grande, secondo me. A me piacciono tantissimo. Sono straordinari. Olio bollente, temperatura ideale 170-180 gradi al massimo. Via, facciamo 4. Non toccatele, che sono un po' delicate. Questa è pronta. Anche questa. Vedete che belle asciutte che sono, guardate. Adesso ci mettiamo sopra lo zucchero a velo. Anzi, asciutti, non asciutte. Assaggiamo, dai, guardate. Promette benissimo. Sentite, guardate. Un po' di croccante, vedete che c'è la crepa. Anzi, facciamo che mi faccio vedere, dai, che è più, forse un po' più esaustivo, no? L'impatto che poi si ha quando lo si assaggia. Un po' caldo. Magari attendete un attimino. Guardate il ripieno. Basteranno 30 secondi di cottura. Non è croccante da dire secco, non unto. E poi sembra tipo, non lo so, una pasta. Cioè, una pasta, è una pasta consistente. Non lo so. Dovete provare a farli. Questi ravioli mi hanno fatto impazzire. Spero veramente con tutto il cuore che voi li possiate fare perché è una bella trovata, eh? Sul mercato di Giovanni Rana sono disponibili fino a febbraio. Con questa ricetta invece saranno disponibili per la vita. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Ci vediamo molto presto. Adesso veramente mi dedico al blog e ai contenuti, alle ricette, al nostro canale. Mi impegno a sfornare idee accattivanti. Se avete delle proposte da farmi, magari fate
lasciatele qua sotto nei commenti. Se volete potete seguirmi anche su Instagram, trovate oltre che alle foto e alle stories proprio delle ricette più veloci che faccio esclusivamente lì. Se questo video vi è piaciuto potete mettere like e iscrivervi al canale se non volete perdervi altri video. Qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta con anche il discorso del convertitore delle dosi, no? Ragazzi, vi saluto, ci vediamo prestissimo. Adesso quasi quasi mi sentite ancora sotto? Ecco, ne friggo altri. Sono una bomba.